La patch 12.18 sta per arrivare, questa patch esce il 21 di settembre, quindi non stranitevi, questi cambiamenti non arriveranno per un po' e non siamo nemmeno sicuri che siano quelli finali, perché abbiamo già visto nella scorsa patch e anche nelle precedenti come ogni volta c'è qualche piccolo cambiamento in più o in meno o totalmente diverso, dipendentemente da un po' gli sgribizi di Riot. Le idee sono quelle, poi se la direzione leggermente cambia, beh, è naturale che sia così. È l'ultima patch dedicata ai mondiali e poi cominceranno di nuovo a concentrarsi su di noi, grazie, finalmente, alleluia. E meno male, avevamo bisogno di avere un ambiente un pochino più concepito e ragionato attorno a noi. Immagino che la 12.19 avrà anche dei rework o dei nuovi campioni, vedremo poi. Signori, ci siamo, l'ultima patch prima dell'inizio dei mondiali. Andiamo a guardarla insieme. Partiamo dai buff, perché sui buff ci vanno abbastanza leggeri, escludendo due campioni in particolare, che sono Thresh e Nasus. Su Ashe sono andati dritti per il sodo. Che cosa non funziona di Ashe? La sua identità attiratrice. Come possiamo potenziarla senza andare a rompere la versione da supporto? Lo scaling sull'attack speed. La versione da utility, che giochi da supporto, mandato imperiale, e poi ability haste a raffica per poter spammare supreme e W, non ha un grande beneficio nell'ottenere un bonus dell'attack speed sulla Q, perché devi tirare tanti autoattacchi e devi avere le statistiche giuste per tirarli, cosa che non hai nella versione da mandato imperiale. Quindi, buona idea per andare a buffare Ashe da tiratrice, non che la renderà sbroccata in competitivo, ma che comunque la renderà un pochino più interessante in alcune composizioni dove magari hai bisogno di un DPS aggiuntivo, portando magari delle utilità ad alta gittata come lo stordimento, come la visione. Buona idea per andare a buffare Ashe tiratrice senza rompere l'altra versione. Good job Riot. Thresh, 5 KP in più per livello. Dici ok, in early game non va a fare troppa differenza. Se si parla di livello 18, cosa che i supporti non raggiungono mai su League of Legends. Mai su League of Legends arrivano a livello 18, perché non sono game da 50 minuti, anche quelli sono molto molto rari. Sono in totale 85 KP in più. In early game non li percepisci praticamente, perché sono circa 3,5 KP in più nei primi livelli, e poi diventano 4, poi 5 e poi 6, fino ad arrivare a 85 in totale. Il danno della E mi stranisce, perché allora, vanno a buffare di 10, 15, 20, 25, 30 danni, e quindi vanno a buffare ogni singola fase della E di Thresh, sia se tu la vai a maxare, sia se tu la vai a semplicemente piazzare un livello, la buffano. Quindi è proprio un modo carino per dire, ragazzi, Thresh fa così cacare attualmente, quindi dobbiamo per forza di cose buffarlo, perché non riusciamo a farlo funzionare, gli serve del danno, è pericoloso, possibilmente. Chiaro che ricordiamo una cosa molto importante, soprattutto per il competitivo. Thresh non può maxare tutte le spell, come supporto non riesce mai ad arrivare a livelli avanzati, quindi deve fare dei sacrifici, che sia sulla Q, che sia sulla E. La lanterna tendenzialmente è una spell che vai a utilizzare molto spesso e quindi cerchi di metterci livelli dentro, va a dare anche un scudo sempre più grosso, quindi non averla potenziata abbastanza risulta solitamente pericoloso. Di solito uno dei due che prende un pochino la sfiga di essere la spell non maxata per seconda è o la Q o la E, dipendentemente. Quindi, ok, comprensibile, o per prima, perché a volte si maxa anche o Q o E per prima, dipendentemente. Ci sono tutti i matchup ed è complicato a spiegare in un video di pochi minuti, perché sennò parliamo soltanto di Thresh. Andiamo avanti con Lee Sin, che ovviamente arriva al mondiale, ovviamente arriva un buff per Lee Sin. 6 HP in più per livello, niente di eccessivo in giungla, riesci solitamente ad arrivare a livelli più avanzati, quindi comunque buono, sono 102 HP totali a livello 18. Come potenziamento, lo spell Vamp che arriva invece dalla W, da 5,23% passa a 5,27%, quindi più sustain nel suo clear, non quello iniziale ma in quelli successivi, più sustain nei team fight, più sustain nelle schermaglie, più sustain contro gli obiettivi. Buona cosa, è un buon modo per non renderlo rotto, perché non vuoi potenziargli il danno, ma vuoi semplicemente dargli modo di sopravvivere un pelo più a lungo a confronto ad altri campioni. Considerata la fragilità di Lee Sin, ero anche un po' stranito. Pensavo fosse 5,25, sinceramente. Cioè, a memoria mia era 5,25, invece adesso vederlo a 5,27, tipo, yeah, buono. È quello che avrei toccato anche io se avessi voluto buffare Lee Sin. Per i mondiali c'è sempre un buff di Lee Sin, perché in competitiva è divertente vedere Lee Sin. Nasus, questo è il grosso secondo buff che non mi aspettavo. Lo slow sull'attack speed. Per chi non sapesse, lo slow dell'attack speed di Nasus è sempre stato la metà dello slow della movement speed. Così ti rallenta, ma ti togli meno attack speed. Adesso ti toglie il 75%. Lo slow, facciamo un esempio, lo slow è il 90%, non è più 45% attack speed, è 67,5%, tre quarti. Molto, molto potente, molto pericoloso.
Penso che sia stato inserito come valvola di sfogo aggiuntiva, perché si può giocare naso support, maxi la W, vai a negare totalmente l'attack speed, hai potenziale di push con la E, non prendi livelli nella Q perché non ti servono a niente. È un modo per andare a rendere Nasus supporto più forte, è un modo invece il buff per, sulla R, per andare a rendere Nasus top lane più forte, molto più forte. 110 secondi che scendono fino a 90 sono praticamente il 90% dei top laner a livello di cooldown. La R ha sempre quei cooldown così, poco meno di 2 minuti. Quindi andare a normalizzare Nasus mettendolo nella stessa posizione vuol dire renderlo molto più utilizzabile in matchup in cui spesso e volentieri non avevi la stessa tempistica sulle supreme, quindi magari dovevi aspettare, giocare una wave in meno in modo come lo vorresti tu. Buona cosa, ma farlo ci sta, magari un pochino meno poteva essere l'idea, però vedremo, vedremo. Secondo me non arriva costato dal 5% di movement speed slow, ma 60%, perché sennò è veramente pesante. Kalista tipo viene distrutta da questa cosa, indirettamente Kalista è quella più distrutta, perché riducendo attack speed di Kalista lei non può fare tanti scatti indietro, e quindi Nasus diventa un hard counter di Kalista a questo modo. Figo però, buone idee, un pochino pericolose alcune, vedi Thresh e Nasus, ma vedremo come atterrano poi. Andiamo ai nerf. Nerf più variegati, più variopinti, poi ditemi che cosa ne avete pensato dei buff che abbiamo appena analizzato. Attacco fisico per livello in meno per Miss Fortune, HP in meno per livello per Miss Fortune. Questa è fatta apposta per permettere comunque a Miss Fortune di snowballare, prendere controllo della partita in early to mid game, ma poi quando arriva alle game scalare peggio dei suoi diretti avversari. Non è uno sproposito di cambiamento, sono 68 HP in meno a livello 18 per Miss Fortune e il valore è ridicolo, cioè si parla di 5 di AD, raga, 5 di AD in meno a livello 18. Non è quello che ti distrugge un campione, però vuol dire semplicemente che in late game, nell'ultra late game, andrà a fare differenza. Invece no, Kalista è proprio protocollo, spezziamole le gambe e chiediamo che paghi i suoi debiti, per favore, grazie, arrivederci. 40 HP in meno, livello 1, per un campione d'early game. Alla faccia, Riot. Volevate proprio evitare che Kalista fosse forte per il mondiale, eh? Tra Nasus e questo. Boh, non lo so, mettiamo altri nerf così per dire, a caso. Capisco l'idea, in competitivo è veramente forte Kalista, quindi nerfarla era giusto. Però non vedo l'ora per la 12.19. Non so voi, ma ho bisogno di un po' di cambiamenti per la solo queue. C'è anche la pre-season che arriva a breve, quindi ho bisogno di un po' di cambiamenti concepiti per noi esseri umani normali piuttosto che per il competitivo. Magari a voi non fa troppa differenza il fatto che si concentrino durante il mondiale, poco prima del mondiale, solo a competitivo. Anche se ultimamente mi sento di trovarmi molto spesso a dire lo fanno per il competitivo. E dopo un po' è un po' pesantino. Questo invece è proprio mirato alla solo queue, anche un po' per il competitive. Hecarim è uscito veramente, veramente tanto forte. Io ho provato a avvertirvi. È uscito veramente tanto tanto forte dai buff sulla Q. Quindi cosa vanno a fare? Vanno a nerfare un minimo la Q. Scaling sull'attacco fisico bonus diminuito al 95-90%. E per aggiungere danno alla beffa, riducono l'amplificazione delle cariche della Q. Hecarim può avere fino a 3 cariche della Q. Ogni carica amplifica il danno di ogni singola Q. Invece di essere il 6% di danno bonus ogni 100 AD, è 5% di danno bonus per ogni 100 AD, quindi a 3 cariche perdi il 3% di danno bonus totale. Ottimo nerf per andare a ridurre il suo danno di Q. Non mi aspettavo arrivasse così in fretta e così prepotente sulla Q. Magari pensavo piuttosto al nerf alla W. Sulla cura viene ridotta da 30% a 25%, e non solo viene ridotta la cura col valore di base, ma anche passa dal 2.5% per 100 bonus AD a 2% per 100 bonus AD. Quindi per avere la stessa cura di prima devi avere 250 di AD. Cioè, per darvi una proporzione, per avere la stessa cura che prima avevi di base, 250 di AD. È veramente tanto attacco fisico. Non penso proprio che andrà a curarsi allo stesso modo di prima Hecarim, a meno che non vai di Divine Thunder, per fare l'esempio. Finalmente un altro cambiamento alla solo queue, questo proprio concepito per la solo queue, di tanti cambiamenti per i pro player, anche molti pensano alla solo queue. La Riot si è stancata di Rust, che non è la forma rossa per chi è meno pratico della nomenclatura. Invece di fare il 5% di vita massima per ogni 100 di AD che Rust ha, adesso è soltanto il 3,5%, quindi un terzo in meno. Un ottimo nerf, perché quando snowballa Kayn è veramente frustrante da gestire. Non è ingestibile, è gestibile.
devi avere controlli, devi saper applicare ferite gravi, devi riuscire a isolarlo. Sono tutte cose fattibili, è solo che è palloso farlo. È molto molto palloso farlo. Quindi, buon nerf, still, se vi trovate ancora a perderci contro Git Good dopo il nerf, ovviamente. Fino al nerf, capisco perché ci perdete. Lulu, lei viene nerfata tutto tondo. Non, in solo queue non è neanche messa, tipo, incredibilmente bene. Allo stesso tempo, in competitivo, invece, è molto molto forte. Mi aspettavo molti più nerf sul polymorph di quelli che vedo. Movement speed ridotta da 30% a 25%. La durata del polymorph. Io mi aspettavo che la durata del polymorph venisse ridotta di più. Invece è 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25 secondi in meno. Che è molto concepito attorno al competitivo. Ma cazzo, riducilo un secondo a livello 1. Non ti costa niente. Metti il fatto che i rank up nella W abbiano più valore. Invece di dare già 1.2 secondi di stun. Tra virgolette, non è uno stun il polymorph, ma avete capito che intendo. Non ti fa fare niente, quindi è come uno stun. Invece di lasciarlo a 1.25, passa a 1.20, fai un secondo e poi metti i livelli successivi che sono più forti. Cioè, dai, dai. E il cooldown viene aumentato da 17.13 secondi a 17.15 secondi, quindi effettivamente questo è il nerf più pericoloso tra tutti e tre dei nerf della W di Lulu, perché vuol dire averlo meno spesso finché non vai a rankare la W, quindi... buona cosa, semplicemente hanno toccato una cosa diversa da quella che avrei toccato io, non che sia sbagliato, è semplicemente un modo diverso di approcciarsi alla stessa idea. AD per livello per Nocturne scende da 3.1 a 2.6, il buff che ha ricevuto era nonsense, non l'ha rotto del tutto per fortuna, però il suo wearrate è schizzato dall'essere in negativo al 48% di wearrate al 51,7, e più sali di elo e più è alto il gap, quindi cioè è proprio cresciuto tanto Nocturne in giungla. Che lo fa funzionare, però magari, cioè, un minimo tenerlo sotto controllo per evitare che sia totalmente sbroccato. Grazie Riot che avete fatto questo passaggio prima di dire, sai cosa, facciamolo uscire così. Meno male, meno male. Ultimi due cambiamenti, che sono dei mini rework. Ditemi che cosa ne pensate però di questi cambiamenti, soprattutto su Kane, perché secondo me su Kane avete tanto da dire. Passiamo agli adjustment. Purtroppo i miei timori si sono rivelati fondati, vogliono nerfare un minimo Maokai da corsia. L'healing passivo passa da 4.8% che scala fino a 14% a 4.5% che scala fino a 12%. E ovviamente che cosa buffano? Buffano la giungla perché era quella che, nonostante i buff, non riusciva a funzionare molto bene. Sarà anche che la gente continuava a livellare la E al primo rank. Ma, vabbè, lasciamo perdere, il fatto che la gente continui a prendere la E livello 1. Oh, la Q di Maokai fa danno bonus percentuale sulla vita massima del bersaglio. Sai cosa faccio? Prendo la E a livello 1. Una cosa che mi triggerava un sacco. Vederlo. Spero succeda meno, soprattutto perché gli hanno messo 40 danni in più su ogni singola Q. Quindi, buona cosa. Maokai in giungla probabilmente diventerà molto forte per questo mondiale. E proprio per segare le gambe l'ultima volta su quelli che giocano ancora Maokai bot lane AP, gli vanno a ridurre lo scaling sull'AP di nuovo da 42.5% a 40%. E la versione potenziata della E passa da 85% a 80%. Di conseguenza, buon aggiustamento per Maokai. Capisco l'idea, volete un pochino nerfarlo per la top lane, volete potenziarlo un po' per la giungla e toglierlo totalmente dal supporto. Sono le scelte giuste da fare, un po' un peccato. Ora dobbiamo però cambiare pagina perché Udyr è un grosso cambiamento e sinceramente non me lo sarei aspettato così in fretta. Soprattutto perché, ok, essere forte, ma questo è un rework a una spell praticamente. Andiamo a vederlo insieme. La lista è così lunga che sembra un mini rework. Non lo è, beh oddio sulla Q sì in verità, ma... il resto non è un mini rework. Vanno a ridurre la versione da tank sotto tre punti di vista. Il wave clear con la forma fenice riduce il danno di 2, 4, 6, 8, 10 della forma fenice. È il cambiamento in fondo. Sì, sto partendo dal fondo, ma perché voglio far capire un'idea. La build da tank viene nerfata in tre modi. Riducendo il wave clear, facendo meno danno dalla fenice, ma anche facendo meno danno ai minion. Quindi proprio vogliono segare le gambe su questa strategia senza cancellarla totalmente dal gioco, cosa che gli viene un po' così, mettiamola questo modo. La W, la cura, viene ridotta da 1.2% a 1.5%, diventa 1.2% flat, sempre quella. Lo scudo sulla vita non è più da 2 fino a 4%, dipendentemente dal rank della W, ma passa a 2 fino a 3.5%, quindi è un nerf dal secondo livello in poi. E il lifesteal viene aumentato del 15% a 15, 16, 17, 18, 19, 20%,
Per quale motivo? Perché la build AD di Udyr, la build Fighter Juggernaut, definitela come volete, che va di attacco fisico, non funziona. Quindi mettono un lifesteal sulla W per farlo funzionare un po' meglio e poi potenziano la Q in non pochi modi. Costo in mana ridotto a 20 flat della Q, la forma orso per chi è meno pratico. Ottieni 50 di attack range bonus con i primi due autoattacchi, quindi hai la stessa versione, la funzionalità che c'è anche nella versione potenziata della Q. Non solo, adesso la versione potenziata fa dal 2 al 5% di vita massima come danno fisico sui primi due autoattacchi e viene aumentato lo scaling sul potere magico di ogni singolo fulmine. Quindi io sono tipo, scusa, già fai danni on hit su ogni singolo autoattacco esistente sulla tua Q. Adesso hai range bonus sui primi due autoattacchi, fai danno sulla vita massima sul danno fisico. Cioè, porca troia, va bene potenziare la versione di attacco fisico, ma figa, questo è veramente tanto. Ma veramente tanto. Ok, mi immagino che uscirà una build con la Trinity, poco ma sicuro, oppure con Divine Thunder, se vuoi sustain, perché questi sono grossi buff alla versione AD. Penso che in giungla non soffrirei troppo il nerf della Suprema, della R e della W, mentre il nerf della Q, il buff della Q, perdonatemi, è bello grosso per la top lane. Mamma mia, se è bello grosso. Gli HP per livello e l'armor per livello in meno sono abbastanza ovvi nel dire vogliamo che smettiate di buildare soltanto tank, per favore, grazie, arrivederci, o che non siate troppo tankosi se buildate tank, grazie e arrivederci. Signori, mamma mia, sono un po' scettico su questi cambiamenti di Udyr, cioè, tipo, aspettare un attimo magari a vedere come la gente si adatta, piuttosto che, cioè, non è che dici è passato un anno e dici Udyr ancora non lo buildano AD, non è neanche passato 3 mesi, cioè, è passato un mese scarso, ma proprio scarso come mese. Quindi, un po' strano vederlo già cambiato così pesantemente. Però, magari sono soltanto io. Signore e signori, questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo.